si è conclusa con l'inno di Mameli la cerimonia del 164esimo celebrata dalla polizia di Macerata nel piazzale della caserma Pasquale Paola in via dei Velini. Tante le autorità locali presenti, a cominciare dal prefetto Preziotti, che ha elogiato l'attività e la collaborazione sul territorio con tutte le forze dell'ordine e in particolare con la Polizia di Stato. La loro attività, la loro consulenza, la loro capacità di vedere le situazioni con un'ottica di altissima specializzazione è fondamentale per l'attività del prefetto in materia di ordine e sicurezza pubblica. Questo vale per tutte le forze dell'ordine, vale in modo particolare per la Polizia di Stato, e in questa provincia c'è un'ottima collaborazione. Un'ottima sinergia. La cerimonia, dopo la deposizione al monumento ai caduti, è proseguita con la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Mattarella, del Ministro dell'Interno Alfano, del Capo della Polizia Gabrielli e l'intervento del Questore di Macerata Pallini, che ha ricordato i numeri che hanno contraddistinto l'attività dell'ultimo anno. Dati significativi nonostante il calo dell'organico. Rispetto agli anni precedenti bisogna valutare la riduzione dell'organico. Mantenere alti i numeri di controllo del territorio è uno sforzo notevole. Significa chiedere di più al personale, che risponde in maniera adeguata e con convinzione. Esserci sempre è il motto che contraddistingue la polizia, anche nelle attività più difficili da contrastare, come il fenomeno dei furti in abitazione. L'esserci sempre significa essere nella vita quotidiana delle persone, specialmente quando subiscono un fatto delittuoso o un torto in generale. Non è sempre facile, perché i furti avvengono nell'arco delle ore più disparate, e questo ci condiziona un pochino nella operatività. Però per gli altri reati devo dire che il calo dei reati è evidente, specie per quelli in strada, come rapine in strada o scippi, che sono quasi scomparsi rispetto agli anni precedenti, a testimonianza della presenza sul territorio. Consegnati infine gli attestati di encomio e lode al personale della Polizia di Stato, che si è distinto in operazioni di particolare rilievo.